Pescasseroli, noi ci siamo. Ragazzi, buongiorno, siamo a Pescasseroli, temperatura intorno allo zero, sta buttando giù un po' di neve ogni tanto. Siamo sfortunati, becchiamo sempre la neve. Per fortuna, io ho la mascherina, porto sempre questa da sole, becchiamo sempre la neve. Sembra che nella notte abbia fatto una decina di centimetri, andiamo a controllare. L'unico problema di Pescasseroli è la gente. Sì, troppa. Veramente troppa. Cioè, sono file all'impianto tipo sabato a PL. Cioè, la cosa... Se riprendi un attimo, fai vedere... Una cosa incredibile. Cioè, guardate, cioè, guardate quanta gente c'è. Nevica! Porca troia, nevica sempre qua. Non riusciamo a trovare un posto. Sembra che ce l'andiamo a cercare. Sembra che noi la mattina decidiamo, in base alle previsioni del tempo, dove trovare la neve... Dove nevica dove e dove neve. Trovare la neve fresca. Porca maiella, guarda. Potremmo bello andare a passo la giornata, ci stanno 10 gradi. Stamattina andavo mezz'ora di macchina, eravamo arrivati. Fila la seggiolia. No. 200 km di strada. Porca per venire miseria. A prendere la neve in testa. Che sfortuna che abbiamo, ragazzi. Gli sgrizzi in faccia, alla kicker. Alla kicker, sgrizzi in faccia, like e rocks in San Vitos. Cioè, la maniera, ha preso più sgrizzi in faccia a Chicherino che le scui di San Vito. Ormai è vecchia la battuta, ma fa sempre effetto, insomma, fa capire la consistenza degli sgrizzi presi in faccia. Il problema è che molti non sanno cosa molti sono questi. Molti non sanno. Però, spiega un attimo questi sgrizzi in faccia. Oddio, diciamo che gli sgrizzi li capisce, insomma. Lo capisce la gente che sgrizzi sono, non è certo l'acqua di mare, insomma, ecco, quello voglio dire. Io volevo dire proprio quello, è l'acqua di mare quando va a fare surf che prende gli sgrizzi. Sì, io proporrei di lanciarci dalla seggiovia e fare questo pezzo qua. Anche perché mi sa che questa è l'unica maniera per farlo è lanciarci dalla seggiovia. Sì, ma questo pezzo l'ho fatto a suo tempo, vedi, guarda, girati, questa è una pista chiusa. Giri di là, te lo vedi? No, devi. Sì. Questa è bella, Ci toccherà andare anche lì. Che cazzo dobbiamo fare qua? Non sappiamo più dove andare prima. Dovremmo fare questo grande sacrificio. Giornata. Vabbè, panino con uova e bacon ce le siamo mangiate. La birrezza ce l'abbiamo fatta. La birrezza ce siamo fatti. Noi continuiamo. Anche questa volta abbiamo spaccato tutto. Guardate sotto la seggiovia. No, lo facciamo per non farvi venire apposta a spaccare. A spaccare. Cazzo. Così non vi stancate, vi state ai bar a farvi i grappini, a farvi quello che volete e non venite. Magari se volete vi vendiamo delle foto taroccate. Posto top, Pescasseroli top, ci sarebbe da andare altri posti, ma purtroppo ci manca il Clan Buterolo. Un po' di teca. Beh, teca, quello per i tulure dopo, però. We'll be right back.
senza oggi parole. Senza parole, proprio possiamo dire che siamo rimasti così rilassati adesso dopo una bellissima giornata a Passolancia, a Pescasseroli. Pescasseroli, sì, ci aspettavamo anche qui oggi neve fresca, l'abbiamo trovata, l'abbiamo beccata. Abbiamo trovato i punti dove andare a fare un po' di freeride, praticamente dovunque, bene, perché c'eravamo solo noi. Potevamo decidere dove andare, nessuno che ci diceva A. Ce lo dicevamo tra di noi, A. E niente, giornata interessante, speriamo che i video, appena monterà il video sul canale YouTube di Tiziano Nero, siano di vostro gradimento. E... che dire ancora? Voglio parlare delle quote spese di Pescasseroli. Sì. Lo ski pass abbiamo fatto a orario accessibilissimo, 4 ore. 4 ore costa meno di Passolanciano. Tre impianti aperti, chilometri di piste, fuori pista. Non abbiamo fatto il prezzo. 4 ore abbiamo 4 pagato ore, 23 euro. 23 euro. Sì, sì, sì. Tu hai pagato 25 perché non c'era perché la sono carta. Un pirla perché ho sempre le cartoline appresso, là le tesserine, sto giro non c'era da buon due di coppe non c'aveva le carte niente. No, questo giro l'ho lasciato a casa. Però 23 euro, vabbè. 4 ore è un ottimo prezzo. Un ottimo prezzo. Contando meno, che non abbiamo fatto file, non c'era nessuno, quindi meno chiaramente il panino con l'uovo e la pancetta. Il panino con l'uovo e la pancetta effettivamente ci ha colpito. E la birra. Ci ha colpito perché era buono, ma ci ha colpito anche il conto alla cassa, perché due panini, due birre, una peroncino da 33, anzi quello ti vede 33. No, 33. È 33. E l'abbiamo pagata di una bellezza di 19 euro. 18 euro, siamo rimasti un po' così a bocca aperta, esatto. Cioè, un panino col bacon e uovo, parliamo di un panino con un uovo e due fettine di pancetta. Capisco, c'eravamo solo noi e quella la luce, doveva, e la doveva pagare oggi. Doveva incaffar casa. La mammete. Con la mamma sopra YouTube proprio ci sta. Siccome, vabbè, pescarese, come si dice pirla, pirla, come dici maremma bucaiola, e tu dici ma pescare è la nostra terminologia per indicare la stessa cosa. Va bene. Quindi, ragazzi, io spero la prossima settimana di altra location, di trovare qualche altra location segreta dove trovare, come sempre, sfortunatamente, la neve invece del sole. E vi lasciamo alla vostra bella giornata domani e domenica a passare a fare la fila agli impianti in giro per l'Abruzzo. Che dire? Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Io.